Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Lunedì 27 febbraio, lettura del Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, versetti 31-46. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riuniti davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Il lungo Vangelo del giudizio finale in Matteo, capitolo 25, è una pagina di cui probabilmente faremo tutti volentieri a meno di leggere o di ascoltare e ancora di più di vivere, perché ci richiama ad una realtà essenziale della vita cristiana, la concretezza. È nel fratello che siamo chiamati a riconoscere il volto del Signore, anche quando, e accade spesso, il volto del Signore è difficilmente riconoscibile. Proprio per questa ragione abbiamo bisogno di Quaresima, di essenzialità, per riconoscere in noi i pilastri del discorso cristiano, le profondità del Vangelo. La fede non può restare sulla carta, non può restare un insieme di nozioni da imparare a memoria, deve cambiare la vita. Il Signore è diretto e chiaro, è impossibile sbagliarsi. Saremo giudicati sull'amore, non sulle devozioni o sulle quantità di messe che avremo sopportato. Se sappiamo riconoscere Gesù nel volto del povero, del carcerato, dell'ammalato, e ci attiviamo per sostenerlo, per incoraggiarlo, ci dice, allora Egli ci riconoscerà fra i Suoi. E insiste. Siamo chiamati a riconoscerlo anche quando è davvero difficile farlo. Non ci chiede di andare a visitare il carcerato innocente, vittima di errore giudiziario. In ogni essere umano, anche in quello sgradevole e violento, siamo invitati a individuare la scintilla della presenza di Dio. La preghiera e la liturgia devono aiutarci a riconoscere Cristo nel povero, e la devozione ha un suo senso se diventa percorso per amplificare il nostro sguardo interiore, altrimenti saremo ipocriti che usano la religione per stare bene con se stessi. Alla fine della storia avremo sorprese inimmaginabili, non credenti e atei, che passeranno avanti a coloro che magari si sono illusi in una religiosità di prassi o di convenienza o di identità, facendo i gargarismi con il nome di Dio. Tanta gente semplice, che ha vissuto la propria religiosità senza secondi fini, ma con coscienza e carità, passerà davanti ad esperti e sapienti che con il loro distinguo non si sono mai sporcati le mani e la vita, ma si sono sempre assopiti nella penombra del trono del potere. Grazie per aver meditato insieme. Se questo podcast ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani!